Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Piano piano stiamo smaltendo tutti gli annunci del Nintendo Direct e, archiviato il caso Metroid Prime, in questo video passeremo in rassegna tutti i giochi Game Boy aggiunti al Nintendo Switch Online e anche al pacchetto aggiuntivo. Molti di questi sono titoli con cui sono cresciuto, ma so che in tanti vi siete trovati spaesati davanti a una selezione così ben assortita. Quindi vi darò una breve introduzione ai vari giochi e poi andremo a inserire in una tier list per capire quali sono quelli che vanno giocati assolutamente e quali altri no. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo che il piano sovversivo per la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso è già iniziato e non potete tirarvi indietro. Iscrivetevi al canale e non ve ne pentirete. Almeno così dicono. In descrizione trovate tanti link, tutti da cliccare, tutti bellissimi. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto una breve introduzione al servizio. Vi ricordo che dalle impostazioni dell'app Game Boy potete attivare dei filtri per scegliere quale modello simulare. Di base ho lasciato quello verdastro attivo per essere autentico al 100% e inoltre non ho mai utilizzato la sensazione classica perché è una sorta di simulazione delle scanline degli schermi originali che non rende proprio al massimo. In questo i filtri dell'Analog Pocket sono su un altro livello. Vedete poi che ho attivato la visualizzazione con schermo piccolo, dove sostanzialmente l'immagine viene ridotta di dimensione e messa in un tristissimo sfondo nero. L'ho fatto perché giocando in modalità fissa, vedersi i giochi upscalati a risoluzioni moderne riduce tantissimo la chiarezza dell'immagine, fino a diventare praticamente indecifrabile in alcuni titoli. Nel montaggio comunque cercherò di mettervi immagini a tutto schermo. E infine ricordatevi di attivare sia la versione nordamericane che europee per avere, dove possibile, le ROM tradotte anche in italiano. Bene, iniziamo seguendo l'ordine alfabetico con Alone in the Dark The New Nightmare per Game Boy Color. Si tratta forse dell'aggiunta più particolare di tutti e due i cataloghi, un survival horror sviluppato da THQ Nordic nel 2001, che poi era un porting del quarto episodio, che era in realtà un reboot, della serie Alone in the Dark. Purtroppo non riesco a ritrovare la rivista, ma ricordo perfettamente di aver letto in un numero di Nintendo rivista ufficiale un'anteprima del gioco dove si parlava di un vero e proprio miracolo tecnico per la piccola portatile Nintendo. Una delle cose più impressionanti implementate all'interno del gioco era lo scaling del modello 3D del personaggio che si ingrandiva e si rimpiccioliva in base alla distanza dal giocatore. Effettivamente come porting era proprio ambizioso perché cercava di mantenere intatta la struttura della versione originale creata per Dreamcast, un survival horror a tutti gli effetti in stile primi Resident Evil, anche se poi è stata la serie di Capcom a ispirarsi ad Alone in the Dark, con fondali pre-renderizzati a inquadratura fissa e personaggi tridimensionali. Purtroppo i limiti sono evidentissimi. A parte i filmati che sono sostituiti da delle immagini statiche, il gioco alterna delle fasi esplorative con enigmi da risolvere a dei combattimenti casuali che trasporteranno il giocatore in delle arene separate dove bisognerà uccidere tutti i nemici per poter proseguire. Oltre a presentare un gameplay parecchio legnoso, si tratta di un meccanismo troppo macchinoso che spezza qualsiasi tipo di tensione. Un bel problema in un titolo horror. Insomma, Alone in the Dark è un gioco da provare giusto per vedere fino a dove poteva essere spinto l'hardware del Game Boy Color e per questo finisce in fondo alla tier list. Cambiamo completamente tono con Game & Watch Gallery 3. Dovete sapere che l'ossessione di Nintendo per le remaster e remake non è iniziata negli ultimi anni, anzi va avanti da decenni. La serie Game & Watch Gallery per Game Boy era proprio questo, dei remake, grafici per lo più, di alcuni grandi classici dei Game & Watch, gli scacciapensieri a cristalli liquidi ideati da Gunpei Yokoi che rivoluzionarono, anzi inventarono il settore dell'intrattenimento tascabile. I vetusti sprite in bianco e nero vengono sostituiti da delle colorate versioni di volti noti del mondo di Mario e Company, ma il gameplay rimane proprio invariato, anzi volendo si può attivare anche la modalità classica. Tutti i giochi consistono in delle schermate fisse dove effettuare semplici movimenti che diventano via via sempre più difficili da eseguire. Ci sono 5 giochi in totale a cui se ne aggiungono altri 5 da sbloccare, insieme a qualche extra che non fa mai male. Qui si parla proprio di preistoria videoludica, che è vero, ma è quel tipo di gameplay che può sempre coinvolgere data la sua immediatezza. I completisti troveranno sicuramente pane per i loro denti, ma si può trovare sicuramente di meglio. Quindi finiamo un gradino sopra il fondo. Ora facciamo un salto indietro per tornare sul primo Game Boy e dare una chance al ricercatissimo tra i collezionisti Gargoyle's Quest. Sviluppato da Capcom nel 1990, il gioco nasce come spin-off di Ghosts and Goblins, dove uno degli antagonisti del gioco, Firebrand, diventa il protagonista di questo action platform.
Il titolo si divide in due gameplay ben distinti. Da una parte ci sono i livelli a scorrimento laterale, dove l'azione è quella classica di un platform bidimensionale, e dall'altra invece l'esplorazione nel mondo di gioco in stile GDR vecchio stampo, con visuale dall'alto, possibilità di interagire e parlare con gli abitanti del luogo e via dicendo. In modo molto simile a Pokémon, durante l'esplorazione ci si può imbattere in degli avversari che ci sfideranno o anche in delle battaglie casuali. Queste sezioni action, proprio come accadeva in Zelda 2, consisteranno in dei micro livelli 2D dove bisognerà sconfiggere tutti i nemici per proseguire. Il gioco integra anche un sistema di progressione non affatto banale e va tenuto a mente che, per quanto vasto e interessante graficamente, si tratta di un titolo uscito proprio all'inizio del ciclo vitale della console. Gargoyle's Quest è di una difficoltà brutale e se vi incuriosisce provarlo, fossi in voi non mi farei problemi a utilizzare la funzione di Rewind per superare le sezioni più ostiche. È un titolo che vale la pena riscoprire, ma la difficoltà so già che farà gettare la spugna a molti. Per questo non mi sento di metterlo più su del tier B. Ve lo dico da subito, metto nello stesso tier anche Kirby's Dream Land, ma per le ragioni esattamente opposte. Il folgorante debutto di Kirby è un platform semplice e scanzonato, di quelli che scorrono che è un piacere, quasi non sembra un titolo di 30 anni fa. Il gioco introduce tante delle caratteristiche che renderanno unica la mascotte, ma si vede che è un prodotto estremamente acerbo. Pensate che in questo primo capitolo non c'era ancora l'abilità copia, un vero e proprio marchio di fabbrica della pallina rosa, che poi ancora non è rosa. Kirby infatti era così sconosciuto che la divisione americana di Nintendo basò l'artwork della copertina sulla scala di grigi del gioco, ignorando completamente la vera colorazione pensata da Sakurai. Comunque, ripeto, si tratta di un platform godibilissimo, dategli una chance. Quel DX che vedete sul fondo della copertina di Link's Awakening indica il fatto che si tratta di una versione deluxe, ovvero di una riedizione. Vi l'avevo detto che Nintendo è sempre stata fissata con i remake e le remaster, no? Ed è così che nel 1999 porta sul Color il titolo uscito anni prima su Game Boy, aggiungendo la magia del colore e anche un nuovo dungeon. Qui avete un classicone a tutti gli effetti e se già avete divorato A Link to the Past su SNES, vi consiglio di recuperare anche questo quarto episodio che prende tante delle idee viste nel capitolo per SNES e le adatta in modo molto intelligente al Game Boy. Il problema è che i primi Zelda per console portatili ad oggi risultano un po' legnosetti, quindi approcciarsi a Link's Awakening può non essere affatto semplice. Vi consiglio però di superare le difficoltà iniziali per immergervi in uno dei capitoli più particolari della serie, dall'atmosfera onirica e pieno di spunti che poi non sono mai tornati nel corso degli anni. E poi nel caso date un'occhiata al remake uscito qualche anno fa su Switch. Per me si tratta di un capolavoro senza tempo e va dritto dritto in A. Non dovete mai dimenticarvi che questi titoli giravano su The Game Boy e quello che riuscivano ad ottenere i programmatori dell'epoca era semplicemente fuori dal mondo. È questo lo spirito con cui fossi in voi mi approccierei a Metroid 2 Return of Samus. Il gioco per Game Boy per me supera il suo predecessore su NES sotto più di un aspetto. Gli sprite sono giganteschi e ben animati, i movimenti fluidi e reattivi. Il level design poi trova il giusto compromesso tra linearità ed esplorazione non guidata per adattare la formula dei Metroidvania, non ancora pienamente codificata all'epoca, all'hardware su cui era stata concepita. Purtroppo, anche in questo caso, i limiti si vedono tutti. Già l'assenza di una mappa consultabile è un vero e proprio peccato capitale, soprattutto in un gioco dove gli ambienti sono graficamente tutti molto simili tra di loro. Ma al cuore non si comanda, per me Metroid 2 va in A, però se posso consigliarvi, recuperatevi il remake uscito su 3DS nel 2017. Se avete amato Dread, impazzirete anche per questo. Sapete già quanto amo Super Mario Land 2, sul canale trovate una bella retrospettiva che ho dedicato a questo capolavoro platform. Un titolo che alzò di brutto l'asticella qualitativa delle produzioni su Game Boy. È un vero peccato che Nintendo si sia dimenticata del primo Land, un titolo a cui sono affezionatissimo, ma il paragone qualitativo non regge. Six Golden Coins è un gioco che ancora oggi non ha nulla da invidiare ai platform 2D più recenti. Ma quale altro gioco vi permette di giocare nella Mario Zone? E poi Super Mario Land 2 segna la prima apparizione di Wario. Semplicemente epocale, un capolavoro senza tempo, esse senza pensarci. Il primo Tetris ha segnato un'era e ha anche proiettato il Game Boy verso un successo senza precedenti. Giocarlo oggi, proprio come allora, è una magia senza tempo e credo che quella dannata musichetta mi rimarrà incastrata in testa per sempre. Insomma, il gameplay è immortale, ma il primo Tetris è la versione più basilare in assoluto di una formula che nel corso degli anni è stata riproposta infinite volte e ampliata a dismisura. Come valore storico
non posso non pensare Tetris come un S, però non è in cima alle priorità dei titoli da giocare su questo servizio. Dategli magari uno sguardo per capire da dove tutto è iniziato. In questa classifica lo metto in una B tendente alla A. E per chiudere la prima sezione finiamo con un capolavoro platform, Wario Land 3. Forse l'apice del platforming su Game Boy. Il tassello finale della trilogia del cattivissimo Wario riprende tante delle idee viste nel precedente titolo e le amplia a dismisura. Mentre sto scrivendo questo testo non vedo l'ora di tornare a giocare a Wario Land 3, che dietro a un'apparente semplicità nasconde una complessità niente male. Abbiamo una progressione non lineare dei livelli e dei tesori da raccogliere al loro interno, oltre all'implementazione di un ciclo giorno-notte che aumenta ancora di più le diramazioni del game design e del gameplay. È il titolo con cui ho meno familiarità di tutta la serie e questa è l'occasione perfetta per recuperarlo. S di subito a giocarlo. Va bene, passiamo al Game Boy Advance e qui c'è veramente da sbizzarrirsi. Di Kurukurukururin vi ho parlato in un recente video acquisti dove vi ho fatto vedere che ho comprato la versione fisica di questo simpatico puzzle game. Probabilmente se non si fosse trattato di un titolo di lancio del GBA non se lo ricorderebbe nessuno, eppure questo bizzarro esperimento mi è rimasto stampato in testa. L'obiettivo è quello di guidare questa navicella forma di bastoncino attraverso dei labirinti molto stretti. Il problema è che la navicella non smette mai di roteare e non bisogna toccare i muri, altrimenti dopo tre colpi si ricomincia da capo. Un'idea semplice, tante interessanti variazioni sul tema, unite a una natura arcade che porta a migliorare i propri tempi, fanno sì che Kurukurukururin si trasformi da un coloratissimo puzzle game a un generatore di bestemmioni in una manciata di livelli. Buon divertimento, altra B tendente alla A. Ecco, prima di Link's Awakening magari giocatevi i mini Cap, di sicuro uno Zelda molto più moderno sia in termini grafici che di giocabilità. Ho una vera e propria ossessione per questo titolo, in parte perché ho sempre pensato avesse una delle pixel art più belle di sempre. Lo consiglio come consiglio ogni avventura di The Legend of Zelda, tra le più moderne, anche se Minish Cap presenta una mappa molto piccola e alcuni passaggi eccessivamente rigidi e lineari nella progressione. E poi ha anche uno dei sistemi più odiosi di sempre, quello dei frammenti di gioia. Però, come titolo, va assolutamente riscoperto, lo trovate anche in italiano su Switch e chi non lo gioca non è un poraccio. Anche lui va in S. È da un po' di tempo che parliamo della serie di Mario e Luigi e vedere tornare Superstar Saga su Switch mi ha veramente emozionato. Sfido chiunque a non commuoversi di fronte a quel Nintendo urlato dai due fratelli Mario e al logo di Alpha Dream. Mamma mia, quanti ricordi! E poi è incredibile come Superstar Saga sia ancora oggi un gioco perfetto, dai tempi azzeccatissimi e dal gameplay fluido e dinamico, pur presentando tutti i classici elementi dei JRPG. Però io già dall'intro inizio a ridere come un cretino. Non posso farci niente, per me Superstar Saga rimane uno dei migliori giochi per GBA. Altra S, facile facile. Giocatelo immediatamente e mi raccomando, dalla versione europea, settate la lingua italiana passando dalle opzioni. Discorso molto diverso per Super Circuit, che poverino, proprio non ce la fa. Forse, anzi, molto probabilmente il Mario Kart più brutto di sempre, anche se la buona volontà quelli di Intelligent System ce l'hanno messa tutta. In effetti Super Circuit è un bel passo in avanti in termini di grafica rispetto al primo episodio per Super Nintendo, ma con la giocabilità proprio non ci siamo. Più che alla guida di un kart sembra di scivolare sul burro e il design delle tracce non aiuta di certo a rendere piacevole l'esperienza di guida. Però se siete curiosi potete buttare un occhio ai tracciati classici che stanno riproponendo proprio adesso sul pacchetto percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, una prospettiva storica che può avere il suo senso, ma solo in questo modo. Lasciate perdere l'orribile nomenclatura, tanto lunga quanto inutile. La riedizione di Super Mario Bros. 3 per GBA è fantastica. Non solo abbiamo una versione completa del titolo aggiornato agli standard del Super Nintendo nella All Stars Collection, ma inoltre questa ROM ha al suo interno, già sbloccati, tutti i livelli extra ottenibili tramite scansione di carte dell'e-reader. Considerando che molto presto la versione per Wii U verrà tolta dal commercio, a partire da aprile questa edizione sull'NSO diventerà l'unico metodo di facile reperibilità per riscoprire questi livelli extra bastardissimi. Mi raccomando, non lasciateveli sfuggire, ovviamente il gioco va in S. E per chiudere abbiamo il ritorno del re degli zozzoni, però nel suo debutto con la serie WarioWare. Se vogliamo, WarioWare nasce da un'idea molto simile a quella della Gallery di Game & Watch, ma l'adatta a un contesto molto più frenetico
frenetico e completamente fuori di testa. In questa giostra di follia pura vi ritroverete a completare un mini gioco appresso all'altro, delle micro sfide di pochi secondi che metteranno alla prova i vostri riflessi e il vostro senso dell'umorismo. Mi dispiace che Wario non venga più sfruttato nella sua incarnazione platform, però penso che nessun'altra icona dei videogiochi sarebbe stata così perfetta per ricoprire il ruolo di attrazione principale di questa follia. WarioWare è un gioco da divorare in una manciata di ore, un classicone ancora oggi divertentissimo che va diretto in A. Ebbene poracci, questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate del Game Boy su Switch e se magari già avete iniziato a spulciare il catalogo. E poi dai, fatemi sapere anche la vostra classifica. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, passate un buon weekend, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro GB, Michele A, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nintendo! Nin, 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 nin.